Avete presente quando andate in vacanza e dite alla vostra dolce metà: "Oh, amo, io domani vado a pesca." E lei vi risponde: "E che mi lasci sola?" Con l'arrivo dell'estate arrivano le vacanze. Programmiamo mete bellissime sia per rilassarci, ma anche per farci qualche pescata. Oggi vi voglio proprio far capire come la tecnica del light game ci permette comunque sia di farci fare qualche ora pesca senza rinunciare a farsi il bagno successivamente con la nostra metà. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Primo lancio. Cerchiamo prima jig qualcosina, ragazzi, 3 grammi. C'è tanto vento. Ma tanto tanto, Questo spot è leggermente spostato sulla destra rispetto a dove sono arrivato in spiaggia e difatti qua potete vedere la gente che fa il bagno. un micro inseguimento. Dalla telecamera non si vede, ma come ho recuperato il piccolo jig, ho avuto tutti i piccoli pescettini proprio dietro che inseguivano. Proviamo un attimo a micro-jig a vedere se c'è qualche pesce di scoglio collaborativo, dopodiché mettiamo la nostra gommina e ci spostiamo anche magari. A questo punto inizio a lanciare, a lanciare e a lanciare e dopo diversi lanci decido di fare un cambiamento. Mettiamo un metal jig da magari 7 grammi, mettiamo questo qua di Fish and Bio da 7 grammi. Quello da 10 magari ne sembra troppo. E andiamo a sondare gli strati un pochino più profondi, ma soprattutto a una velocità maggiore, perché appunto 7 grammi ci permette di andare a lavorare leggermente più veloce rispetto a un 3 grammi. L'acqua è molto chiara. C'è anche un po' di vento. Olè. Niente, pieno di cefaletti che seguono, ma un caiato. E anche oggi un negozio di pesca fattura. Abbiamo incagliato, abbiamo lasciato la firma di F&B sotto a Mykonos. Accendo il filo, ok, andiamo lì, rifacciamo il tutto e ci prendiamo, passiamo a mettere la gommina. Allora ragazzi, cambiamo approccio, passiamo alla gommina, in questo caso con una montatura scorrevole, non classico scorrevole, ma nella precisione una montatura da bass fishing e il vermettino, in questo caso rosa fluo, piombetto da 1,8 grammi, quindi abbastanza leggero, drop corto, e andremo a pescare a strusciare sul fondo. Vediamo un po' che succede. Eccolo. No. Andiamo a togliere, vediamo un attimo com'è conciato qui. Chissà Liscio clamoroso e si è ingarbugliato con le alghe del sottocosta. Ah! cos'era. Ha preso abbastanza bene l'esca, ma sarebbe stato carino sapere che tipo di pescetto era. Cioè, come potete vedere, ragazzi, come ho detto all'inizio del video, mo vabbè che sto pescando a mezza gente, ma questa è una pesca che se ci mettiamo un po' più in disparte, sia rock fishing, quindi sul fondo, che con i micro jig, magari più avanti verso fine luglio agosto, ragazzi, sai quanto vi divertite con le occhiate, con attrezzatura light? Così voi ne fate comunque sia una pescata e la vostra consorte e compagna prende il sole e voi state nei paraggi. Proprio così, sfilato così. Allora, andiamo a vedere un attimo, ritorniamo su quel pontile, vediamo un po' se non ci menano. Andiamo a monopolizzare il moletto. Prima di fare qualche lancio verso l'acqua più alta, è sempre buono andare a sondare la base di ogni pontile, moletto o qualsiasi struttura abbiamo in acqua, perché appunto spesso è popolata da pesci di fondo che stanno proprio lì intorno. Eccolo.
Oh. Abbiamo una piccola cerniotta, credo. Ok, prepariamo la pinza. Allora eri te prima. Anche con un bel parassita addosso. Eccola qua, ragazzi. Due parassiti. Cerniottino. Nel frattempo che apro la borsa e cerco le pinze appunto per andare a slamare il pesce che si è allamato perfettamente sull'osso della bocca, pensavo tra me e me, povero pesciolino che è stato praticamente attaccato da questi parassiti che non sono altro cicale di mare oppure le zecche di mare in base a dove siamo, e se lo stanno a mangiare vivo. Tanto fammi togliere l'esca. Ok. Questa l'abbiamo liberata, però guardate qua quanto è bella radicata. È proprio, guarda come è attaccata sta cicala. Via! Parassita! Guarda che gli ha fatto! Via! Ciao ciccia! A volte potrebbe capitare appunto, ecco, che se la spiaggia è troppo pubblica o magari troppo attrezzata, ragazzi, mi raccomando, se vi buttano fuori non fate troppi problemi e spostatevi. Ma adesso io mi sposto in un posto un po' più tranquillo, perché un conto è che pesco sul muletto dove la gente magari si tuffa, anche se ho fatto la cerniotta, e un conto è che pesco magari su delle rocce un po' più isolate, come sto andando a fare adesso in questo momento. Quindi, ragazzi, mi raccomando, sempre il buon senso di non andare a borbottare troppo se vi buttano fuori. Anzi, già è un lusso che riusciamo a pescare qua intorno. E niente. Mi sposto leggermente e trovo questo sentiero che costeggia questa parete rocciosa, dove ci sono piccole Bella. Calette e anche una spiaggetta Bella, privata. Proviamo qua sotto. Sembra promettere bene. L'acqua è bellissima. Proviamo anche qui con la stessa tecnica, montatura e stessa esca. Vediamo se riusciamo a trovare qualche pescetto di fondo interessato al mio vermettino rosa. Ma che cavolo dei pesci so? Sono proprio piccoli, perché se non ci rimangono attaccati, raga. E guarda che mi ha combinato. Ma ha rovinato tutta la gomma. Chi glielo spiega ai pesci che io la roba la pago? Sono pesci troppo piccoli, eccolo. Preso. L'abbiamo preso? Ah, funge di minchia, come diceva mio nonno. Che tradotto vuol dire non abbiamo preso niente. Il negozio di pesca continua a fatturare nel frattempo. Dopo aver rotto per la seconda volta, mi avventuro all'interno di questo piccolo passaggio sotto questa pianta, accucciatissimo, cioè praticamente sto a carponi strusciando sopra, non lo so, mi calo da questa parete e devo dire che è abbastanza ripida, perché sto, non lo so che sto facendo, ragazzi, qua se calco sotto mi ammazzo. Proprio appunto per andare a cercare un posto migliore. Eccola qua, chi è? English? Private area. Ah, ok. Tutto privato. È privato, ma non me ne vado. Tutto privato. Noi ci mettiamo un attimo qua sotto, visto che mi sono fatto un culo per arrivare fin qua. Sì, raga, dopo essermi sgrugnato sotto quella pianta, è come il minimo dovevo fare due lanci, quindi mi nascondo qua sotto e lancio. Ma a terra, raga, quando si scende, perché se ve parte almeno ve reggete con la mano, se ve parte il piede, intendo. Mettiamo tutto alto, perché ho appena visto che sta arrivando l'idrojet là. Abbiamo preso l'acqua. Pesantemente abbiamo preso l'acqua. Pesantemente. Ora faccio due risate, perché quando vi bagnate i piedi con l'acqua di mare, raga, cioè le scarpe normali, poi queste puzzeranno d'alga che incallita.
Dai, un altro pescettino. E come dice il principio della compensazione o la legge della polarità, praticamente a ogni evento negativo c'è un evento positivo corrispondente, creando equilibrio. Bello! E quindi a piedi bagnati arriva la cattura. Che abbiamo preso? Fanculo, va, esce lucertola. Vabbè, però regà, cioè comunque sia, come vedete, anche se era una lucertola, con queste attrezzature è molto divertente andare a catturare sti pesci. Ferma, ferma. Meno male che in sto caso c'ho sta pinzetta da Amateur Crafter, regà, perché mi sta a salvare veramente la vita. In questo caso appunto per tenere i pesci fermi e mantenerli ben saldi. Cioè, capito? Basta stringerla bene forte, ecco fatto. Lucertolina. Ciao ciccia. Appena rilasciato, rilanciamo subito, stesso punto leggermente più a destra. E vediamo che succede. Poi come avete visto sono molto voraci. Quindi da pescare sono divertentissimi. Oh oh oh, avverto una tocca. Dai, mangia. Altro giro, altra corsa. Eccolo. Mangiata decisa proprio sotto la roccia di destra. Che sarà mai? Sciarrano. Sciarrano. Ma guarda, sono tutti pieni di parassiti sti pesci. Anche questo pesciotto si è praticamente allamato perfettamente. Infatti con le mani non riesco. Che sono tutti pieni di parassiti. Dopo aver tribolato per slamarlo, anzi ancora non ho fatto, intanto a lui gli facciamo il trattamento healthy rimozione parassita. Comunque, mentre cerco di tribolare nello slamarlo, perché l'ho lamato perfettamente, vi ricordo di iscrivervi al canale e lascia un bel like a sto video, dai, su! Ci saranno video ogni mercoledì, dai un po', su! Sciarranino. E poi una volta fatte le nostre catture, ragazzi, si torna sotto l'ombrellone insieme agli amici, la compagna o insomma chi che sia, e ci si gode la giornata di mare tranquillamente senza far nessuno infelice. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, campanellina, like, commenti e vabbè, fate quello che vi pare. Bella!